La SD Volley Barletta si è aggiudicata la Coppa Puglia 2013, battendo in finale, dopo poco più di un'ora e mezza di gioco, il Team Volley Castellaneta. Le valentiniane erano giunte a contendersi la coppa grazie ad un'eccellente prestazione mostrata nella prima gara di queste Final Four, in semifinale contro il policentro storico Locorotondo. Nel pala di sfida Mario Borgia di Barletta, infatti, il Castellaneta si era imposta per 3-7-0, annichilendo sin dal primo set un avversario troppo tenero che solo nel corso del terzo ed ultimo periodo cercava di rimettersi in partita. Nella finale dell'impianto Marchisella, le ragazze di Leo Castellaneta non sono riuscite a bissare la bella prestazione vista contro il Locorotondo, giocando una gara altalenante e non riuscendo a mantenere alta la concentrazione nelle fasi salienti del match. 3-0 per il Barletta in finale e medaglia d'argento per il Team Volley Castellaneta. A fine gara, premiata Giovanna Tangorra come migliore giocatrice della finale. Le dichiarazioni a caldo dei tecnici e del presidente del Team Volley Castellaneta, Agostino Greco. Una partita difficile, quello sicuramente, una partita difficile perché loro hanno battuto molto bene, ci hanno messo difficoltà, ci hanno costretto a giocare solo palla alta e tra le altre cose siamo andati in crisi in difesa. Principalmente perché loro hanno alternato bene colpi forti, delle piazzate, dei pallonetti, non ci hanno dato molti riferimenti. Come al solito, qualche episodio legato ad infortuni ci perseguita costantemente quest'anno. Però noi per vincere bisogna essere più forti di questi episodi e purtroppo oggi non l'abbiamo dimostrato, oggi pomeriggio. È stata una finale intensa, permettetemi una dedica prima di parlare della gara. Noi il 15 gennaio abbiamo perso un presidente che era anche un amico, Mario Carlini. Questo è per lui. Le ragazze hanno combattuto fino alla fine per ottenere la vittoria contro un team volley che non si è mai arreso. Guarda, gli avversari sono stati duri, però anche noi, considerate che venivamo da una settimana intensa, la pressione di organizzare la manifestazione in casa, le ragazze ci tenevano a vincere, è stato difficile, però alla fine abbiamo sofferto nel primo set, nel secondo è andato un po' più facile, nel terzo purtroppo, come è normale che sia, abbiamo avuto un calo fisico, il caldo, la stanchezza, la tensione. Però abbiamo portato il risultato a casa, è quello che conta. Bella, bellissima esperienza. Siamo alla nostra prima partecipazione e devo dire che è un'emozione unica. Ci è mancato il guizzo finale per la vittoria, però forse, come si sente anche dalla voce, è stata una 24 ore tiratissima e molto intensa. Bella, bello davvero tutto, bella la cornice, bravi noi e più bravi gli avversari. Complimenti.